Molti anziani hanno un'abitazione propria, molti non ce la fanno comunque a mantenerla, molti sono in difficoltà nel reperire una soluzione abitativa che sia idonea alle proprie esigenze. Quindi bisogna pensare a maggiore flessibilità, a strutture per anziani fragili e non necessariamente all'RSA, quindi ad abitazioni che abbiano un costo contenuto e che consentano alle persone anziane anche di avere una rete, seppur leggera, di protezione dove si trovano e comunque anche a misure che aiutino sul fronte degli anziani. Per esempio, noi stiamo rivedendo la legge 96 sugli alloggi popolari e stiamo pensando di dare maggior valore alla situazione di fragilità e non autosufficienza, alle situazioni di carattere sociale, piuttosto che alle tradizionali emergenze abitative. Credo che questo, insomma, sia doveroso. Pensiamo anche a soluzioni, a progetti come l'abitare solidale, nel quale anziani magari con una casa più grande possono ospitare persone temporaneamente in difficoltà in uno scambio di bisogni ma anche di opportunità, insomma, tra le persone, e quindi, insomma, ci possono essere soluzioni nelle quali, con le quali possiamo provare a dare una risposta pur senza la necessità di investire grandi risorse, ma con maggiore flessibilità, con maggiore attenzione alle opportunità che anche i territori offrono, alle associazioni, a tutto quello che comunque il territorio riesce a pensare. Le istituzioni spesso hanno solo questo ruolo, quello di riuscire a capire che cosa c'è in giro, di metterlo magari in rete, di riuscire ad investire quelle poche risorse che fanno da moltiplicatore rispetto anche alle capacità del territorio di organizzarsi.